Credi davvero che andare a dormire nella tua bellissima stanza rosa basti per sfuggire allo zombie? Oh no, che non basta, Ninna, sto arrivando! Un saluto da Matti e benvenuti in questo video molto, ma molto spaventoso. Anche se ora guardando il mio zombie fa più ridere che paura. Avete visto bene, questo non è un vero zombie, ma in realtà sono io e sono anche molto colorato, da come avete visto. Ho scelto una skin un po' paurosa e un po' colorata. Perché oggi andremo a fare uno scherzo a Ninna. La spaventerò tantissimo. Tanto che non lo so, secondo me non dormirà mai più in vita sua. Tenetevi pronti perché ci sarà da divertirsi. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Adesso io mi trovo qui sotto la caverna perché ovviamente non mi devo far vedere da Ninna. Lei è in giro per la mappa a cercare materiale. Devo aspettare il momento giusto per colpire e spaventarla. Uffa, ma è possibile che non ho trovato nemmeno un diamante? Ho solo due diamanti, non posso farci nemmeno un piccone. Posso solo fare la spada e non mi serve niente la spada. Non devo combattere proprio con nessuno. Vabbè, ora mi prendo un po' di legno e mi faccio la crafting table come un vero giocatore serio di Minecraft. E poi dovrò ritornare nella caverna a cercare diamanti. Speriamo solo che non venga notte subito, perché io ho paura del buio e delle caverne al buio, appunto. Bene, 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 mi sembra di aver visto Ninna. Mi devo muovere con molta agilità e non lentamente come farebbero zombie. Piano piano, perché lei si trova esattamente sopra questa montagna. State tranquilli, non la colpirò adesso. Dobbiamo aspettare il momento giusto e ovviamente il momento giusto è la notte. Oh no, il sole sta tramontando, io ancora non ho trovato nemmeno un diamantino. Uffa, come faccio? Devo ritornare a casa, però lo voglio troppo trovare entro domani mattina. Volevo fare una sorpresa a Matti e regalargli una spada come la mia. O un piccone, sì, in realtà volevo fargli un piccone. Uffa, ora devo andare dentro la caverna. Uffa, vabbè, me ne torno a casa, ritornerò domani mattina sperando che Matti non entri nel mondo di mattina presto. Bene, 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 questo era ciò di cui avevo bisogno. È arrivata la notte e ora Ninna si prenderà un bellissimo spavento. Ok, devo muovermi in modo molto molto agile, ma devo arrivare prima di lei soprattutto. Non devo farla assolutamente entrare in città. Ecco, lo sapevo che non dovevo perdere tempo a parlare con quella pecorella nera, ma era così carina. Uff. Ragazzi, sta funzionando. Ninna è scappata ed è andata verso l'ospedale. Probabilmente si è andata a rifugiare perché ha paura dell'arrivo dello Zombie maleficoco. Ma io non avevo mai visto degli zombie in questa città. Come fanno? Matti, ok, ora vado in casa e vado a chiamare Matti, di sicuro lui mi aiuterà. Ehi Matti, c'è uno zombie gigantesco, non è che puoi andare tu ad ucciderlo? Matti?
Ma non eri qua che stavi dormendo? Oh mio Dio, io pensavo Matti fosse qua, invece sono sola oggi in questo mondo. Ok, Corinna, ragiona. Lo zombie sicuramente ora non saprà dove io abito, perché è uno zombie, è stupido. E quindi me ne vado a letto, perché in casa secondo me sono a rifugio. Lui non verrà dove ci sono tutte le luci, perché avrà paura della polizia. Ecco, sì, esatto, io chiamerò la polizia se lui verrà fino qua in casa. Ora... mi faccio un bel sonnellino e ci penserò domattina. Sì, Nina, vai a dormire. Adesso ti faccio prendere io un bello spavento. Ok, spiamola. Eccola qui, guardate come sta dormendo. Credi davvero che andare a dormire nella tua bellissima stanza rosa basti per sfuggire allo zombie? Oh no, che non basta, Nina, sto arrivando. Ok. Nina sta dormendo, è il mio momento. Spacchiamo il vetro piano, non ci dobbiamo far sentire, e intrufoliamoci nella sua casa. E adesso 3, 2, 1. Non ci posso credere, come hai fatto a entrare in casa mia? Oh mio Dio, fammi scappare. Oddio mio, non pensavo che questo zombie venisse fino a casa mia. Come faccio ora? Devo scappare da in un posto sicuro, anche se io non so quale posto sia sicuro in questa città a questo punto. Dove posso andare? Forse a scuola. Insomma, gli zombie non hanno un cervello, non vanno a scuola, no? Quindi lui non entrerà mai, spero. Oh mio Dio, eccomi qua. Però a pensarci bene, questo non è il posto migliore, perché se arriva lo zombie c'è un'unica via di fuga, e in più non c'è nessuno a scuola, nemmeno la professoressa falsacchiotta. Oh, come faccio? Devo tornare indietro e nascondermi in un posto migliore. Ok, Corinna, pensa bene, dove potrei andare? Nel bar del Cornetica Nutella? Forse no, perché se lo zombie mi conosce saprà che sarò sicuramente lì. Ok, questa sala giochi sicuramente sarà il posto più nascosto della città, non ci va mai nessuno e in più è molto buia, quindi che cosa ci andrebbe a fare una persona? Niente. E in più ci sono i baristi, per fortuna, a cui posso chiedere aiuto. Ehi baristi, non è che posso nascondermi qua, per favore? Baristi? Ehi, ma non mi sentite? Baristi? Come fate a venire qua? Oh mio Dio, devo nascondermi! Devo nascondermi! Come faccio? Questo sembra una tortura! In più lì c'è una testa di uno zombie che fa ancora più paura! Ok, bene, avevo nascosto i miei due diamanti, così Matti non me li poteva rubare in questa chest. E così farò una spada, anche se mi dispiace utilizzarli già, però vabbè, è necessario. Io non pensavo che in questo mondo ci fossero degli zombie così cattivi. Quello zombie mi sta perseguitando da stamattina. Ok, craftiamo una bella spada. Ecco qua. E andiamo ad affrontare più forti di prima questo cavolo di zombie. Non avrà scampo sicuramente. Sono sicuro che Nina se n'è tornata in camera sua a piangere dentro al suo lettino. È il momento di fargli fare un altro bello spavento. Nina! Aspettate.
Eccolo! Arrivo! Brutto zombie che non sei altro! Non avrai scampo contro di me! Eccoti! Ah! 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 No! Non mi colpire! Io sono più forte di te! Ah! Sì! Ce l'ho fatta! Ecco! Ti sta bene! Ti vuoi mettere contro di me? Io sono più forte, hai capito? Vieni qua, fatti sotto! Provare. Sì, non sì, ci provare. Sì, no, sì. Ferma, ma aspetta, stai ferma. Aspetta, ma perché hai la voce di Matti? Perché io, ecco, io sono Matti. Ciao. In che senso sei Matti? Scusa, tu sei uno zombie. Scherzetto. Ma vieni. Aia, ti prego, no, non farlo, mi fai fuori così. Diciamo che ho voluto inserire questa fantastica skin, così almeno ti facevo fare un bello spavento. E penso proprio di esserci riuscito, ma non mi aspettavo che tu creassi una spada in diamante per farmi fuori. Ti sembra una cosa normale questa? No, effettivamente no. E neanche la tua spada in diamante. Ma come hai fatto a prenderli? Li ho trovati l'altra volta e calcola che li stavo cercando altri per donarli a te. Vabbè, comunque, sai che ti dico? Ah, sì? Ah, sì? Vieni qua, Tutto mostriciattolo. Basta. Sì. Ok, va bene, mi arrendo.